Una lunghissima rincorsa si è coronata nel migliore dei modi, un primo posto nel quale in pochi credevano, eppure questo Messina è riuscito in pratica a bissare il successo dell'anno scorso. Sì, siamo felici per aver raggiunto la prima posizione, contenti di stare ancora assieme e di disputare questa coppa che sicuramente vogliamo vincere. Ha affrontato una squadra che il suo campionato l'ha vinto già a marzo, che ha conquistato 12 punti in più del Messina, eppure questa squadra che ha vinto 10 delle ultime 12 gare, secondo noi è proprio lei a partire favorita più che i vicentini. No, sappiamo che è una squadra forte, sappiamo che ha fatto tanti punti, sappiamo che ha fatto tanti gol, però saranno due partite combattute, l'importante è non sbagliare l'approccio già dalla partita di domenica fuori casa. Bassano che in casa è imbattuto, ha concesso soltanto 4 pareggi in tutta la stagione, però insomma il Messina di record ne ha già infranti tanti. No, ma noi giochiamo la partita sempre per vincere, dobbiamo guardare all'avversario perché sappiamo che se giochiamo da Messina possiamo fare il risultato. Il sorteggio peraltro ha sorriso al Messina, è ottimo poter disputare il ritorno davanti a quel pubblico che già tante volte vi ha incitati e festeggiato con voi. Ma è ottimo se noi la partita di andata facciamo bene, come ho detto prima, non sbagliare l'approccio e poi giocarsi tutte le chance in casa il giorno 18. Domenica l'ennesimo tuo bel gesto, hai ceduto il rigore a Caturano e poi è stato il primo ad abbracciarti, insomma hai regalato una soddisfazione a uno dei tanti ragazzi che aveva trovato poco spazio eppure ha mostrato nella gara di domenica che ha grandissimi numeri. No, è un giocatore importante, lo ha sempre dimostrato, magari forse poco la domenica perché non ha giocato tanto, però durante l'allenamento si impegna ed è stato giusto così, questa è la dimostrazione del gruppo che ha il Messina.